Si è conclusa ieri sera molto positivamente la terza edizione di Ciotole d'Autore, il progetto di Argillà rivolto a raccogliere fondi da donare in beneficenza quest'anno all'ANFAS e al Comune di Montegallo, adottato dalla Regione Emilia-Romagna dopo i terremoti che hanno colpito il centro Italia. Complessivamente sono oltre 3.000 euro i fondi raccolti grazie alla generosità dei cittadini che hanno partecipato alla cena di beneficenza al Museo Internazionale delle Ceramiche, dal titolo Zuppa di stagione al sapore di solidarietà. Gran parte dei fondi sono derivati dalla vendita delle ciotole realizzate dai ceramisti partecipanti ad Argillà, ma molte persone si sono recate al MIC ugualmente senza comprare l'opera in ceramica, ma solo per partecipare alla raccolta fondi. Un successo importante, la terza edizione. Questo progetto cresce, questo progetto accoglie sempre maggiore attenzione, aumenta l'emotività della compartecipazione dei soggetti. Quest'anno siamo riusciti a raccogliere moltissime ciotole dai ceramisti, siamo riusciti a coinvolgere molte associazioni, soggetti che operano sul territorio, siamo riusciti a coinvolgere moltissimi ristoranti della città, 13 operatori, più la strada della Romagna, più le aziende di produzione vinicola di Torre d'Oriolo. Siamo riusciti a coinvolgere oltre 100 persone che hanno partecipato alla nostra cena dopo una mostra realizzata all'interno della Galleria della Molinella e siamo riusciti a donare risorse economiche all'ANFAS, un soggetto estremamente forte, radicato sul nostro territorio, che fa un lavoro straordinario per rendere più civile, più profondo il lavoro di tessuto sociale della nostra città, e siamo riusciti anche a donare delle risorse alle popolazioni colpite dal terremoto nell'Italia centrale. Ecco, siamo riusciti a fare tutto questo perché io credo stiamo raccogliendo in parte quanto seminato nel tempo e perché stiamo lavorando per fare in modo che sulla ceramica ci sia un lavoro di comunità, perché la comunità senta sempre di più la ceramica come patrimonio della propria identità. Grazie a questo siamo riusciti appunto anche in questa occasione a tenere insieme queste realtà, senza un contributo forte dei Rotari, senza un contributo forte di ANFAS, dei ristoratori della città e ovviamente delle imprese di produzione ceramica, l'assenza di uno di questi tasselli avrebbe reso impossibile questo percorso. Ciotole d'Autore è un progetto che parte dalla ceramica ma che coinvolge diversi aspetti del nostro territorio. Abbiamo coinvolto decine di persone attorno a un progetto che porta la ceramica nel cuore delle famiglie, che porta la ceramica a fare solidarietà, che porta la ceramica a mettere in dialogo i ceramisti faentini con quelli internazionali e con le nostre persone, con le nostre comunità. Dopo una mostra ovviamente importante alla Galleria della Molinella e un incontro importante nel Museo Internazionale delle Ceramiche. Quindi è veramente un sistema largo che si è riunito attorno a questo progetto e attorno alle ciotole, che è incredibile, ma da quando l'uomo ha iniziato a avere una dimensione sociale in epoca preistorica fino all'età contemporanea, la ciotola è lì. È lì che ha a che fare con la vita quotidiana delle persone, è lì che tiene insieme la funzionalità della vita anche più banale, se vogliamo, dell'annutrimento con la parte più importante del saper fare, che è stato un momento artigianale, è stato un momento di step, di crescita dell'uomo e oggi è anche arte contemporanea. Abbiamo delle ciotole veramente che hanno molto a che fare col dibattito creativo, diciamo, più aderente quasi al futuro, e quindi insomma questo insieme di contenuti abbiamo cercato di metterli un po' in fila e di raccontare una storia che ieri sera veramente ha toccato livelli importanti. Federico Lega per Faenza Web TV.